Innanzitutto dobbiamo fare il merito agli organizzatori che negli anni hanno portato alla 12ª edizione oltre 570 persone a correre, ma attraverso lo sport a visitare, a vedere, a vivere i nostri territori. Tre amministrazioni comunali sono in gioco, Castel del Monte, Calascio e Santo Stefano, con il patrocinio del parco. Quindi per noi è importante essere vicino a questo tipo di realtà che non sono solo attività agonistica, ma sono anche promozione di un territorio e del brand Abruzzo. La manifestazione è partita dal 2015 con 150 atleti, siamo arrivati a 570, quindi un grosso incremento. Poi se ci mettiamo che dietro la maggior parte degli atleti vengono da fuori regione e si portano quasi tutti la famiglia perché il territorio è presta a portarsi la famiglia, quindi diciamo 1500 persone che portano insomma, turismo nel nostro territorio, un qualcosa di importante, non solo sportivo. Io credo che è il territorio che porta a fare ciò, però chiaramente anche perché noi coccoliamo gli atleti. Chi viene a fare questa nostra gara ci ritorna sicuramente e vedete che c'è persone diciamo, che l'ha fatto 5, 6, 7 volte, questo perché trovano un ambiente diciamo, familiare e quindi tutti cercano di ritornare.